Ciao ragazzi! Ciao! Oggi siamo qui davanti al computer perché abbiamo avviato una piccola collaborazione con Temu. Noi ovviamente faremo poi il video unboxing dei prodotti che prenderemo, ma vi vogliamo anche un po' rendere partecipi della scelta. Voglio queste cose! Va bene, aggiungili. Oh, utile questo per far uscire il dentifricio da dietro senza che lo strizzate in maniera strana. E in più anche carino. E adesso scegli un gadget per la cucina. No, quello per tagliare il pane a forma di orsetto. No, troppo bello. Oh, abbiamo trovato una cosa utile. Questi porta gelato, in modo che quando ti cola il gelato in realtà non ti sporchi la mano. Poi dopo te lo bevi. Sì, perché ha la camicia. No, vabbè, questo è utilissimo per quando si va nei bagni pubblici. Si mette il copri tavoletta. Ok, questo lo prendiamo. Ok, adesso anche bambini ce lo dà fatto. Perciò ora noi continuiamo ad aggiungere un po' di cose finché non finiamo tutto il nostro budget. E poi vi faremo vedere l'unboxing. E allora ragazzi, a dopo! Ed eccoci qua ragazzi, è passata una settimana e abbiamo ricevuto una sorpresa dal corriere. Ta-da! Il pacco di Temu! Sì, Alissa non stava più nella pelle, non faceva che dire, ma quando arriverà? Non vedo l'ora che arrivi, non vedo l'ora che arrivi. Beh, alla fine non è che ci hanno fatto aspettare molto, una settimana. È pochissimo. Sì, in fondo è passato pochissimo ed è già arrivato tutto, ma... soprattutto noi abbiamo già ricominciato a riempire il carrello perché qui abbiamo scoperto un sacco di altre cose bellissime che non avevamo visto e che non vediamo l'ora di ordinare. Comunque per oggi scopriamo che cosa abbiamo ordinato, perché noi vi abbiamo fatto intravedere qualcosa, però poi abbiamo cambiato, abbiamo tolto, abbiamo aggiunto e alcune cose Alissa non le ha viste. No, quasi tutto il pacco non ho visto. Ma lei non l'ha voluto vedere, perché voleva la sorpresa. E allora, eccoci qua con la sorpresa. E adesso spacchettiamo. Togliamo un secondo l'app prima che ci compriamo tutto. Anche perché i prezzi, ragazzi, sono talmente bassi che, come avete visto, con un budget limitato, guardate quanta roba abbiamo preso. E poi, oltretutto, se usate il nostro codice che vi lasciamo nel link in descrizione, potrete avere anche il 50% di sconto. Perciò potrete prendere il doppio della roba, oppure sì, la stessa roba però pagarla la metà. Ok, allora qui abbiamo un mega paccone che già intravedo in trasparenza delle cose cute. Poi un altro pacco e questi due. Voglio iniziare da questo. Ok, vediamo cos'è quello. È morbidissimo. No, si sta gonfiando, guarda. Carino. È bellissimo. Questo te lo metti sulla sedia così stai bella comoda. Oppure anche qua, guarda. Sai che anche questo mobiletto può diventare una piccola panca per sedersi? Provalo un po'. Com'è? Comodissimo. Ma lui che ne pensa del fatto che tutti ci sia di sopra? Vediamo un po'. È disaccordo. Con le gambe. Le mani. Si può anche giocare. Lo potremmo sostituire a questo qui verde brutto che abbiamo qua. Oh, vai Gilberto, ora stai molto più comodo. Poi ho preso questo qua, un contenitore che si può usare per la biancheria sporca, ma anche per metterci i giocattoli o quello che uno vuole. Potrebbe diventare un portapeluche. Vero, così li teniamo in ordine. Ok, ci sono rimaste queste due buste. Apri quella. È della carta forno che si mette in friggitrice ad aria. Questo l'ho preso dal reparto per la cucina e per queste cose qua, perché vi ricordate abbiamo preso un po' di prodotti per ogni categoria per provare tutto. Uno stampo per fare la torta già a fette. Ah, che figo! Qui versi l'impasto in ogni fetta e li puoi fare quindi anche diversi. Se magari uno vuole la torta al cioccolato, uno la vuole al limone, uno la vuole alle mele, facciamo magari un impasto base, poi lo personalizziamo e ne mettiamo un po' diverso in ognuno. E poi in silicone, quindi è più facile tirarla fuori senza spezzarla. È vero, e non si attacca. Adesso questo... ma questo è per appendere le cose alla porta. Ma oltre che sulla porta, lo potremmo anche appendere per esempio qui sul letto. E qua ci puoi mettere delle cose che o ti puoi prendere direttamente dal letto, oppure che le vuoi avere qui a portata di mano. Tipo questo cappello, possiamo mettere qui. Sì. Poi
no. Sì, mi faceva troppo ridere, da mettere in bagno. Are you pooping? Stai facendo la cacca, ma poi non è carta. Senti. Sì, è una tela, è fantastica, guarda, infatti non rimane per niente stropicciata, questa dopo che l'abbiamo messa nella cornice è perfetta. No, mi fa troppo ridere, non veder l'ora di metterla in bagno, proprio davanti a quello che sta al bagno, no? Questi gatti che ti guardano e ti giudicano. Ah sì, questo è un altro contenitorino, e questo è molto utile, si può mettere dove vuoi, per esempio qua, ecco, guarda che carino. Ha provato. Finito? No, c'è qualcosa dentro, cos'è? Ah, aspetta, anche questa era un'altra decorazione che avevo preso. Praticamente è la storia della mia vita. C'era una volta una ragazza che amava davvero tanto il tè e i gatti. Ero io, fine. Questa me la metto tipo in cucina, perché io adoro il tè, adoro i gatti. Siamo noi. Siamo noi, infatti, vale per tutte e due. Infatti ci sono due gatti, siamo io e te. Ok, e anche questa approvata. Come avete visto, ci piacciono i gatti. E ora vai con la prossima. Ok, allora questo mi sa che mi ricordo cos'è. È quella cosa che si mette attorno alla tavoletta dei bagni pubblici. Ah, è vero, sì, sono i copritavoletta. Vabbè, non li apriamo ragazzi, però questa è una roba utilissima di cui non vi faremo il video quando le useremo, perché no, non mi sembra il caso. Però io me ne terrò sempre almeno due nella borsa, perché ogni tanto io e Alissa andiamo in dei bagni che, mamma mia, lasciamo perdere, ci fanno passare la voglia di andare al bagno. Poi ho preso dei giochi da tavola. Questa è l'espansione, ma dentro c'è l'uno. Vedi un po' se lo trovi. Eccolo. Eccolo qua. Perché da un po' abbiamo riscoperto la nostra passione per i giochi da tavolo, che in realtà abbiamo sempre avuto, però era un po' che non ci giocavamo regolarmente. E invece ultimamente abbiamo ripreso a giocarci spesso, e ho visto che su Temu ce ne sono veramente tantissimi. E anche belli. Belli, ma a dei prezzi assurdi. Questi qui li ho pagati pochissimi euro. Mi sembrava molto carino questo gioco. Si chiama Virus e ho preso anche già la sua espansione, in cui, come dice il nome, bisogna creare dei virus. Mi piaceva questo perché è di quei giochi con le carte portatili. Poi magari faremo anche un video per spiegarvi le regole, perché stiamo preparando tra l'altro un po' di video sui giochi di società, proprio perché abbiamo ripreso a giocarci, quindi vi spiegheremo le regole dei nostri preferiti. Fitto. Hai visto? Che cos'è quel coso? Come cos'è? Oddio, non me lo ricordo. Ah sì, mi sa che ne abbiamo ordinati anche due di questi. Oh, dopo le cose utili ci mancava quella inutile. Aspetta, ma sì, sono avventosa sti cosi. Ci possiamo giocare a Twister. Aspetta. È fantastico. Il secondo. Ok, il suo amico. Oh, amico mio, da quanto tempo, abbracciami. Ok, adesso andiamo via, ciao. Ma... Oddio. Non si staccheranno più. Oh, va bene. Prossima cosa. Questo. Oh, che... Ah, sì. Quelli sono per metterci il gelato e non fartelo sciogliere sulle mani. Sì, questo è utile perché il nostro cuginetto iraniano ieri ha mangiato proprio questo gelato e gli si è spalmato tutto. È vero, oggi glielo diamo con questo reggistecco utilissimo che fa colare tutto qui dentro, e poi te lo puoi anche bere dalla cannuccia. Sì. Cioè, fantastico. Questa è la mamma pulisce il microonde. Questa si riempie di acqua e aceto, poi la metti nel microonde, avvii il microonde e fa uscire tutto il vapore dalla testa, che fa sgrassare e pulire il microonde senza fatica. La mettiamo tra le cose della cucina. Prossima cosa per la cucina. Lo stampo per l'onigiri. Wow, dai, allora oggi te lo faccio. Davvero? Sì. Così ci metti il riso e tutto, e poi per farlo uscire fai così. Oh, dai che c'è ancora un sacco di roba, Questo? Anche questo dal reparto cucina, praticamente è una mini presina. E così puoi anche fare la musica. Ecco, lo posso usare anche come nacchera. Che cos'è quello? Questo è un altro giochetto. Pronti, via! No, mi hai già fatto saltare la testa! Ma la tua testa è troppo dura, non si stacca, ma l'hai... Ah, ti stai parando? Sì. C'è anche un po' di strategia. Troppo carino. Questo secondo me ti ci diverti con Daniel. Pronta? Via! Ah, stavolta è partita prima la tua. E giusto per farvi un esempio dei prezzi, guardate questo gioco carinissimo, che è un passatempo davvero simpatico, 2,88 euro.
veramente si possono trovare dei giochi a prezzi bassissimi. Sì, e magari questo da altre parti si trovava, ma si trovava a prezzi più alti. Infatti, perciò ragazzi, scaricatevi l'app di Temu e cominciate a sfogliare le varie categorie, perché per esempio nei giocattoli ne trovate veramente tante di cose. Guarda questa pistola sparabolle fantastica, 4,50 euro. Oh, la pinza! E questo degli ippopotami solo 4 euro. Sì. No, il cocco dentista 1,78 euro. Io l'avevo pagato tantissimo. Poi? Questo. Questo è un grattugia verdure per grattugiare le carote, le zucchine e farle uscire a spaghetto. Vai, pesca, pesca! Questo lo voglio a merenda. Questo qui ci metti sotto il pane, schiacci e ti fa il pane a forma di orsetto. Ok, è un ritagliapane per farlo a forma di orsetto. Bellissimo. Vabbè, allora devi decidere oggi se a merenda vuoi il toast o il gelato. Il toast. Ok. Temu, che non sei ancora finita. Per te che fai colazione con i cereali, ho preso il cucchiaio Cereal Killer. E poi è bello questo così lungo. In realtà questo è un cucchiaio mangia Nutella, perché arriva in fondo al barattolo. Faccio... Queste sono delle mini forchettine da mettere per esempio sulla frutta, sai, quando ti taglio il melone, l'anguria, e con queste te le acchiappi. E poi è forma di gatto nero, mi piaceva. È un elastico per capelli. Mettilo un po'. Un elastico normale per capelli. Wow, si illumina, che bello, tutto arcobaleno. Che bello, così ti vedo anche al buio la sera. Ah, è bello anche come braccialetto. Puoi restare fermo oppure brillare. No, ho capito. Questi braccialetti ci metti dentro gli charms, cioè le decorazioni, e poi te lo usi come braccialetto ma personalizzato, come quelli di Pandora. Però questi costavano molto molto meno. Vediamo un po' che decorazione ho preso. Ne ho presi due, uno per te e uno per me. Per me ho preso intanto questo charms con Happy Family e ci siamo noi in miniatura, e invece per te... No, vabbè, è Stitch! Sì? È bellissimo, voglio subito metterlo. Guarda che carino! E poi qui ti puoi aggiungere un sacco di altre decorazioni su tanti temi e tante cose che ti piacciono. Sì. Alla fine te lo riempi tutto di tutte le tue passioni. Che cos'è? Ah, ok. Questa è la cosa più stupida e quindi ovviamente anche la più attesa da Alissa. Vediamo cos'è. Uno scoiattolo da dita! Ti mancavano gli scoiattolini di Central Park? E adesso ce n'è uno manuale. Ah! Aiuto! Non so se è carino o orribile. Sono indecisa. È bellissimo. Guarda, uno scoiattolino! Ah! Alien! Vediamo cosa pescano queste dita da scoiattolo. Questo è quello da mettere sul fondo del dentifricio per farlo scorrere in modo uniforme senza tutti quei bozzi e strizzamenti vari che fate voi. Scarpe. Per? Wasabi. Dovevamo prendere qualcosa dal reparto neonati, ma noi neonati non ce li abbiamo. A lui stanno perfette. Bello, bello. Ora lo possiamo portare a passeggio per la città. Ok, c'è ancora qualcosa. Qualcosa che già la vedo qui. Tirala fuori che è da prima che la vedo. Cos'è questa bambolina che non mi ricordo più? Sì, degli stickers di bamboline da vestire. Ah, che carine. Con queste ci divertiamo un sacco noi. Che carine. Sono bellissime. Guarda, questa sono io. Questa sembra azzurra. Ce ne sarà una con i capelli rosa. Eccomi! Ah, siamo noi. No, che bella. Ah, se questa li aveva rosa ero proprio io. E vediamo i vestiti. Carini. C'è Bia! C'è Bia! È proprio Bia. No, no, no. Ci dobbiamo fare un video su questo, Ali. No, no. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Fantastico. Approvatissimo. Quanta roba abbiamo preso. Non me lo ricordavo nemmeno. Questo? Ah, questi sono dei cosi, delle basi per metterci i tacos. Praticamente si mettono così sul tavolo, ci metti il tacos e poi tiene dentro bene tutto il ripieno. Sì. Perché se tu lo metti sul piatto si apre tutto, no? Invece così rimane in piedi con tutto il ripieno dentro.
Sono quei cosi da mettere nella lavatrice che raccolgono tutti i peli, i capelli e non li fanno attaccare ai vestiti o nel filtro della lavatrice. Sempre una cosa utile e anche carina. L'ultima? No, ce ne sono altre due. Ah, questi mi sa che sono delle carte tipo tarocchi per prevedere il futuro, ma super carine. Mamma, si prevede il futuro. Pesca una carta? Sì. Questa qua. Allora, un serpente in un labirinto. Devi stare attenta perché c'è un pericolo inaspettato. Un serpente che si nasconde da qualche parte. Vai, pesca tu. Vediamo. Che carino! Ehi, ma perché io il serpente e tu il topolino carino col formaggino? C'è un topolino carino che sei tu che ha trovato qualcosa di buono. Quindi in realtà a te ti aspetta una scoperta piacevole. Ma è finita? Ancora non è finita. Che cos'è questo? Sono dei manici che non ti fanno scottare, perché io ho una pentola che ha i manici, però sono fatti dello stesso materiale della pentola, quindi devo sempre usare le presine. Invece con questo posso prenderlo dai manici. Ah! È un altro gioco questo, in cui bisogna lanciare questi dadi e cercare di formare la propria faccia. Allora, vediamo come si gioca. Io pesco una carta e ho pescato questa faccina gialla. Tu? Io questa. Ok, e allora dobbiamo lanciare i dadi per formare la nostra faccina. Tu la rossa e io la gialla. Deve venire proprio questa espressione, che tra l'altro avevo già lì. E bisogna tenere quelle giuste, vedi? Questa è giusta e queste no. Quindi tocca a te. Tira. Ce n'hai una giusta? No. Neanche una. E allora io per ora sto vincendo. Lancio ancora. Vediamo. Ah sì, ho beccato la parte sotto della bocca. Vediamo. Vai. Io. Sì, una. Va bene. E insomma, si va avanti così finché qualcuno non riesce a formare la sua faccia. E il primo che la forma ha vinto. Poi qui comunque ci saranno anche le istruzioni. Magari non l'abbiamo neanche fatto nel modo giusto, però sicuramente questo è un modo per giocarci, perché poi le regole ce le possiamo anche inventare, no? Wow, ragazzi! Questo video è stato lunghissimo perché avevamo preso un sacco di roba. Guardate qua! Con un budget di 80 euro abbiamo praticamente riempito tutta la cameretta di Alissa. Sì, infatti. E poi abbiamo preso cose sia divertenti che utili e anche decorazioni carine. Sì, come questa. Io direi che per oggi questo video può finire qui. La nostra prima esperienza con Temu è stata positiva, perché abbiamo trovato un sacco di cose che ci piacevano, abbiamo speso poco e quindi vi consigliamo di scaricare l'app, anche perché vi ricordo che avete il 50% di sconto se usate il codice che trovate nel link in descrizione. E poi c'è un'altra cosa fighissima, e cioè che se voi comprate una cosa e poi nell'arco di 30 giorni il prezzo si abbassa, voi potete anche chiedere il rimborso della differenza. Se tu compri una cosa e la paghi 10 euro e poi dopo due giorni la abbassano a 5 euro, ti danno indietro 5 euro. Bellissimo. Le spedizioni sono veloci e gratuite e si può anche fare reso entro 90 giorni. Insomma, un sacco di motivi per provare questa nuova app per lo shopping divertente. Approvatissimo, e io darò quest'app. Va bene, allora la prossima volta riempi tu il carrello e vediamo che cosa prenderai. Facciamo di nuovo questo esperimento? Sì. Ok, va bene, per oggi però noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! E guarda che figo, Alissa ha due misure per il bastoncino, quello più piccolo oppure quello più grande, magari per i magnum e i gelati che ce l'hanno più grande. Buona merenda! Anche per